Don Domenico La Bellarte è nato a Valenzano, in provincia di Bari, il 17 maggio 1921, da Giuseppe e Lucia Capozzi. È il primogenito di sei figli e viene battezzato nella chiesa matrice di San Rocco il 19 giugno 1921. La sua era una famiglia cristiana e benestante. A 9 anni riceve anche il dono della vocazione, che sentiva essere missionaria, durante la tredicina in onore di Sant'Antonio. Viene ammesso agli studi ginnasiali al Dicagno a Brescia di Bari, gestito dai gesuiti. Nel 1936 entra nel seminario arcivescovile di Bari. 5 anni più tardi risiede nel collegio Capranica, mentre frequenta gli studi presso l'Università Gregoriana a Roma. A causa della salute cagionevole, il rettore del collegio gli consiglia di tornare a casa. Manifestandogli le sue perplessità sulla realizzazione della sua vocazione al sacerdozio, da lui tanto desiderata. Il 31 gennaio 1943 lascia Roma, carico di libri e di delusione. In tali condizioni di spirito, arrivato alla stazione di Benevento, si ricorda di un frate chiamato Padre Pio da Pietrelcina, di cui aveva sentito parlare da una sua cugina. Decide di fermarsi a Foggia e proseguire per San Giovanni Rotondo. Il 2 febbraio 1943 si confessa da Padre Pio e gli chiede piangendo: «Padre, sarò sacerdote?» Il frate stigmatizzato lo rassicura: «Sì, sarai sacerdote ed anche missionario». Dopo 2 mesi, perfettamente ristabilito in salute, riprende gli studi. Da quel momento la guida, l'incoraggiamento e i consigli del Santo Frate Cappuccino lo sosterranno per un arco di ben 26 anni di vita. Verso la metà del maggio del 1943, Domenico, nella cappella del Collegio Capranica a Roma, davanti al quadro di Sant'Agnese, riceve una triplice ispirazione: elevare la vita sacerdotale nei ministri e nel popolo di Dio, formare persone che sostengano i sacerdoti nei loro bisogni, specialmente pastorali, favorire la fraternità sincera e fattiva tra tutti, regolari e secolari. Questa ispirazione costituirà poi la base della futura opera al servizio della Divina Misericordia, confermata da Padre Pio il 22 agosto 1943 con queste parole: «Non sei tu, ma è Dio che lo vuole». Sarà anche Padre Pio a spingere il giovane Domenico a cominciare a realizzare concretamente questa ispirazione, iniziando dai suoi compagni seminaristi, insieme ai quali avrebbe pregato e aiutato i poveri di Roma. Così prende vita l'associazione Catena della Grande Misericordia. L'11 agosto 1946 viene ordinato sacerdote a Valenzano. Un anno dopo, Padre Pio dissuade il giovane sacerdote dal continuare gli studi a Roma e lo invita a fermarsi a San Giovanni Rotondo per formarlo spiritualmente. In quell'occasione gli dice: «Lascia tutto e prendi solo la Bibbia». D'ora in poi, l'ubbidienza a questa frase guiderà Don Domenico ad un'assidua meditazione della parola di Dio, i cui frutti trasmette agli altri in forma molto semplice e chiara, tanto da essere chiamato una Bibbia parlante. Inoltre, Padre Pio gli consegna il libro Passione di Gesù Cristo con le parole: «Prendilo e meditalo tutti i giorni». A sua volta, Don Domenico lo affiderà in modo particolare alle apostole e agli apostoli di Gesù Crocifisso, con la stessa raccomandazione. Dopo 3 anni di tirocinio pastorale a San Giovanni Rotondo, Don Domenico ritorna al suo paese nativo, dove viene nominato parroco della chiesa di San Rocco a Valenzano. Qui svolge con zelo e spirito di sacrificio il suo ministero, gettando le basi dell'opera con un nucleo di ragazze consacrate che saranno le future ancelle della Divina Misericordia, istituto secolare femminile, al quale si affiancherà l'istituto secolare maschile Servi della Divina Misericordia. Ambedue istituti, insieme alle attività, formeranno l'opera al servizio della Divina Misericordia. Il 23 settembre 1968, proprio dinanzi alla bara di Padre Pio, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, Don Domenico sente una fortissima ispirazione. Integra l'opera innalzando il mistero della redenzione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che tu hai visto realizzato in me. Nascono così 2 istituti religiosi, le Apostole di Gesù Crocifisso e gli Apostoli di Gesù Crocifisso, con la specifica spiritualità di amare e fare amare la preghiera e il sacrificio,
prendendo lo stesso Padre Pio come esempio da imitare. Negli anni seguenti nascono due associazioni per i laici: Movimento Apostolato della Divina Misericordia, Famiglie in Comunione di Vita e di Azione. Già dall'anno 1963 Don Domenico, sempre incoraggiato da Padre Pio, dà inizio alle giornate di ritiro spirituale svoltesi ogni 13 del mese, nonché agli esercizi spirituali aperti a tutti e predicati nella quarta settimana del mese a San Giovanni Rotondo. Ubbidiente al consiglio di Padre Pio, dai da mangiare ai figli ciò che mangi tu, Don Domenico celebra con i fedeli la liturgia delle ore, dando in mano il libro della Bibbia, per seguire più attentamente la meditazione quotidiana. Questo suo ardente desiderio di collaborare con Gesù per la salvezza delle anime sfocia in frequenti viaggi missionari in Italia, in Francia, in Germania, in Polonia, in America, in Messico, in Venezuela, ai quali dà sempre la priorità, nonostante i molteplici impegni pastorali. Nella sua parrocchia di Valenzano ripetutamente organizza le missioni popolari, inviando i missionari casa per casa. Per raggiungere il maggior numero di anime, Don Domenico utilizza sin dai primi anni 50 tutti i mezzi disponibili. Registratori, megafoni per predicare nelle piazze, in seguito adopera la stampa dei bollettini e la radio. Nonostante l'età avanzata, Don Domenico non è venuto meno ai suoi impegni, organizzando giornate di approfondimento della parola di Dio e dell'insegnamento di Padre Pio, un'intensa attività nella vita di orazione, considerata sempre una priorità, che con il passare degli anni si è andata intensificando sempre di più, svolgendo così degli incontri di formazione per i medici e per il personale paramedico della Casa Sollievo della Sofferenza, come anche la meditazione biblica mattutina, prima della Santa Messa. Aveva compiuto 100 anni il 17 maggio 2021. Don Domenico ha raggiunto la pace dei giusti l'11 novembre 2021. Quella di Don Domenico La Bell'Arte è stata una lunga esperienza sacerdotale nel servizio alle anime.